finita, finita qui, finita qui. City campione d'Inghilterra. Incredibile, ragazzi, incredibile. L'ho vista entrambe contemporanea. Manca mezzo minuto, anzi forse già finita la partita anche. Sono forse un po' indifferite, ragazzi. Per commentarvi la Premier League, volevo un attimo vedere la classifica, che è veramente una cosa allucinante. Cioè, Liverpool 97 punti, City 98 punti. Cioè, il City ha vinto un punto in più all'ultima giornata. Questo Brighton purtroppo aveva pure la maglia pronta per festeggiare, ma purtroppo il nostro Brighton Vabbè, ragazzi, è stato un bel campionato. Spiace che vinco sempre gli stessi. Commentando le partite, sono state partite entrambe emozionanti. Diciamo che Liverpool ha passeggiato. L'unica che non ha passeggiato tanto, almeno la prima mezz'ora, è stato il City. Gol di Murray, 1-0, sembrava che il miracolo potesse avvenire, in realtà poi subito segnato Agüero e poi gol allucinanti di Mahrez dopo la finta, con punizione di Gundogan. Insomma, questo City è inarrestabile, così come il Liverpool, che purtroppo, ragazzi, cioè, la cosa è impressionante, perché Liverpool ha perso una sola partita. Ne ha persa una sola col City, vi rendete conto? Ne ha pareggiate 7 e ne ha vinte 30. Il City ne ha vinte 32, ne ha pareggiate 2 e ne ha perse 4. Il calcio è questo, purtroppo non è un peccato. Era parecchio tempo che non provavo un'emozione del genere, diciamo, all'ultima giornata. Ormai di questi tempi è raro che i campionati finiscano, insomma, il titolo si decida all'ultima giornata. Oggi è successo così, dopo un campionato scoppiettante. Liverpool era addirittura a parecchi punti avanti il City. Il City ha avuto quelle due sconfitte di fila, credo, se non ricordo male, a metà stagione. E poi da lì non ha più perso, l'ha vinte tutte. Diciamo che è stata, a parte la decisiva, la vittoria del City con lo scontro diretto con Liverpool, è decisiva anche la vittoria della penultima giornata con il gol di Kompany da fuori area, la scorsa partita, contro chi non mi ricordo sinceramente in questo momento. E così, il calcio è questo. Ora, dunque... Liverpool se la può giocare in Champions League, per fortuna almeno c'è questa possibilità, no, di vincere questo titolo dopo 29 anni che non vince un campionato. È vero che in questi 30 anni, diciamo, titoli ne ha vinti, comunque ha vinto una Champions League nel 2005, varie coppe nazionali le ha vinte, Coppa UEFA anche, quindi non è che non ha vinto in questi 30 anni. Diciamo che questo titolo di Premier League manca da 3 decenni ed è davvero, davvero tanto. Dispiace, perché ha fatto un campionato favoloso Klopp quest'anno. Così come l'anno scorso, che ne ha pareggiate tantissime, quest'anno ne ha persa una sola in campionato, una sola sconfitta contro la diretta concorrente. Ha decretato la vittoria del City, che per carità merita il titolo, per carità, però sono forti, Agüero, appunto Gundogan, Kompany, De Bruyne, mi sto elencando così quelli che mi vengono in mente, ma la squadra è tosta, è costruita per vincere. Guardiola ha sempre avuto, allena sempre squadre forti, quindi secondo titolo consecutivo del City. L'anno scorso ha stradominato, quest'anno invece ha fatto un po' più di fatica, però la cosa allucinante è che il Liverpool ha fatto un campionato praticamente quasi perfetto, 97 punti e non ha vinto niente. È incredibile, ragazzi, il calcio, a volte è dura per i tifosi del Liverpool in questo momento, che saranno, diciamo, in parte
orgogliosi della loro squadra, perché non si può dire nulla, perché... però con un po' di amaro in bocca, perché comunque dopo aver fatto un campionato del genere, vedersi sfuggire un titolo così l'ultima giornata, dopo che vinci tranquillamente, ha vinto praticamente tutte le ultime giornate. Quindi, cioè, se stiamo a guardare le ultime giornate, ora guardo in questo momento se riesco. Allora, dunque, come... Allora, a me qua è impressionante, qua invece la classifica cannonieri, attenzione perché Sarana ha fatti 22, Aubameyang 22, Mané 22, Agüero 21, tutti sulla ventina qua. E quindi ragazzi, niente, concludo qui il video. City campione d'Inghilterra, Liverpool purtroppo deve vedersi alzare la coppa nella stessa giornata, però comunque può sperare ancora il 1º giugno di alzare una coppa un po' più importante come la Champions League contro il Tottenham, tra l'altro, quindi un'altra ulteriore sfida per Klopp, che ha già perso due finali con Liverpool tra l'anno scorso con la Champions League e 3 anni fa contro il Siviglia. Quindi si spera che questa sconfitta, diciamo, questa sì, alla fine questa secondo posto in Premier League, si possa dimenticare con l'alzata dalla Coppa dalle grandi orecchie, la più importante in Europa. Ragazzi, a presto, ci vediamo. Forza Liverpool. Peccato, peccato per Brighton. No, no, no. Però me ne salvo, me ne salvo, me ne salvo. Dai, ragazzi. Alla prossima, ragazzi. A presto.